Invece questo forum RISC è l'occasione proprio per ecco, diciamo, sottoporre all'attenzione di tutti i soggetti questo accordo importantissimo per la vostra professione. Sì, abbiamo creato un vero e proprio patto per l'infermieristica toscana. Sindacati, ordini professionali, società scientifiche, associazioni di volontariato si uniranno insieme per chiedere 6 punti programmatici al governo regionale affinché si possa tracciare una linea per tutta la professione, a partire dagli organici, a partire dalla valorizzazione economica e professionale degli infermieri, ma soprattutto anche riuscire a tracciare una linea per quello che riguarda il sistema di emergenza, la dirigenza infermieristica e quant'altro. Quindi sarà veramente un evento unico in Italia, sarà un evento che dovrà avere un grande peso politico anche a livello regionale e speriamo che abbiamo un risultato, quello di avere delle promesse scritte, un impegno da parte della Regione. Arriviamo a termine di un anno, con lei ci siamo confrontati tante volte di fronte all'ospedale, nella vostra sede, parlando di problemi, parlando di problemi anche risolti poi, no? Per cui che anno ci lasciamo alle spalle e questa pandemia, ecco, ha sicuramente insegnato, ha insegnato soprattutto a farci capire e a far capire a chi vi deve supportare che l'infermiere è fondamentale nella catena, insomma, dell'assistenza sanitaria. In Toscana siamo 30.000, abbiamo vissuto un anno veramente intenso, ma non ci siamo mai tirati indietro, anzi con senso di responsabilità e di abnegazione rispetto ai bisogni veramente dei cittadini non ci siamo mai tirati indietro, basti vedere tutto quello che abbiamo fatto quest'anno sostanzialmente. Siamo stati definiti eroi nella prima parte, nella seconda siamo stati un po' definiti coloro che truffavano un po' le persone perché questa pandemia non esisteva, invece vi voglio dire che ci sono tutti i giorni nei vari reparti della nostra sanità, professionisti che stanno lì a lottare anche con la paura di portare a casa un virus che è veramente pericoloso e fa veramente paura.